Mattia Persano, ormai sei l'uomo dei gol pesanti al Comunale, no? Decisivo contro l'Arzachena, il gol che ha sbloccato la gara, che non era semplice nonostante la differenza di classifica. Quanto è importante per un attaccante far gol così pesanti? Ma per un attaccante è importante fare anche il gol del 5-0. Poi naturalmente se viene questo gol come quello dell'Arzachena, che pesa un po' di più, fa altrettanto piacere. Però l'importante, io vedo a livello di squadra, parlo come squadra, è di non aver mollato di un centimetro durante la partita. Sapevamo che la gara ci poteva mettere in difficoltà in alcuni momenti della partita, quindi abbiamo superato bene questa situazione e siamo andati in vantaggio, perché comunque abbiamo avuto delle occasioni sia al primo che al secondo tempo. Poi fortuna che ho fatto il gol dell'1-0, però sono contento sia di come ha reagito la squadra e di come ha mantenuto l'andamento della gara. Le partite si vincono non sempre al 20esimo, al 30esimo, l'abbiamo vinta al 60esimo e poi al 90esimo oggi, quindi va benissimo. Ecco, quanto ha influito il fatto che era la terza partita in una settimana, quindi magari un po' di stanchezza e anche le condizioni sicuramente non perfette del terreno di gioco per una squadra come la vostra che ha nel palleggio poi la cifra tecnica? No, ecco, magari un po' più il campo ci ha penalizzato un po', sotto il profilo atletico penso che eravamo leggermente più sottotono per i minuti con la Juve, invece oggi abbiamo aggredito la partita, poi sinceramente nessuno ha accusato problemi di crampi, problemi di stanchezza, ha chiesto il cambio appunto per questi motivi, quindi penso che la stanchezza non si sia fatta sentire.